Stasera io mi presento per chi non mi conosce, c'è un bel po' di gente che mi conosce, però insomma faccio una presentazione un po' più allargata. Ecco, io sono Luca Scagliarini, si sente? Ora si sente, ok. Allora ripeto, io sono Luca Scagliarini, sono un iscritto del PD, sono in segreteria cittadina e sono iscritto al Partito Democratico da un anno. Sempre da un anno ho aderito al progetto di lavoratore democratico. Infatti oggi incontriamo il nostro candidato alle primarie, Amedeo, per sostenerlo con tutta la nostra forza, insomma, di forza Veramente. speriamo di dimostrarla, ecco. No, avete. Soprattutto la forza, ecco, la voglia di poter fare qualcosa di concreto per noi, per la nostra trama, sicuramente. E quindi ogni progetto che noi abbiamo deve essere ben rappresentato, sicuramente sia come posso dire, dalle intenzioni, ma anche dalle persone. Ed ecco perché abbiamo scelto di appoggiare te in questa avventura, portandola avanti fino a maggio e poi anche per i prossimi 5 anni, sicuramente. Anche 10, mi suggeriscono anche 10. Andiamo per step. Allora, che cos'è il laboratorio democratico? Sì, ecco, presento anche un po' la nostra area a chi non la conosce. Il laboratorio democratico è un'area culturale del Partito Democratico Europeista. Quindi, siccome noi siamo giovani, giovincelli, insomma, la platea un po' lo dimostra. Abbiamo una visione molto più allargata, ecco, della società e soprattutto dell'economia. E quindi, ecco, oggi come laboratorio democratico vorremmo conoscerti, ma soprattutto far conoscere agli amici che sono qui con noi, cosa faremo insieme per Trani. E quindi, ecco, la prima domanda la pongo io, perché poi sicuramente ci sarà. Abbiamo, ecco, come posso dire, dei ragazzi giovani che sicuramente vorranno intervenire, vorranno insomma chiarire quello che appunto faremo. Ecco, la mia prima domanda è questa: cosa facciamo per Trani? Un via. La cambiamo innanzitutto, perché questa città vuole essere cambiata innanzitutto nel modo anche con cui viene portata al voto, per cui dobbiamo già cambiare da oggi, stiamo già cambiando in realtà, perché già le nostre primarie sono primarie diverse, già il modo con cui stiamo portando, state portando gli elettori alle primarie è un modo completamente diverso che farà sì sicuramente che l'8 marzo sarà certamente una festa democratica, per cui già questo è un primo segnale di cambiamento. Cambieremo la città anche dopo, perché continueremo a portare avanti una campagna elettorale sempre con gli stessi toni. Lo stesso modo di anche chiedere il consenso elettorale, senza cioè fare promesse che non saranno mai mantenute perché non potranno essere mantenute, ma al contrario con molta più concretezza e serietà. E poi è una città che dovrà essere cambiata nel modo di amministrare, che dovrà essere un modo totalmente diverso da quello che abbiamo visto ed è più subito in passato, e cioè da una parte ponendo al centro la città e non se stessi o peggio gli amici degli amici, ma coinvolgendo quindi necessariamente professionalità e competenze anche importanti che questa città ha, che ha lasciato forse o andare via o che tuttora sono nascosti in questa città, perché il cambiamento deve essere un cambiamento a 360 gradi, anche nel diverso modo di amministrare, perché la cosa più importante forse che dobbiamo capire è che una città va amministrata e
o meglio, il cittadino va chiamato e va coinvolto non semplicemente nel momento in cui bisogna avere il consenso elettorale, ma al contrario, nel momento in cui si amministra una città. Non è possibile, guardate, anche un aggiunto, un consiglio comunale non sarà mai rappresentativo dell'intera città, non potrà essere. Per cui ritengo che sia fondamentale per un amministratore chiamare la città non semplicemente al voto, ma il giorno successivo, anche quando si tratterà poi, anzi dico di più, noi la chiameremo già nella stesura del programma, perché abbiamo delle linee programmatiche che abbiamo condiviso all'interno di una coalizione, perché è giusto che sia così. Ma poi la stesura di un programma non la si può fare prescindendo dal cittadino, perché è il cittadino che deve costruire il programma insieme a chi chiaramente si propone per amministrare la città. Per cui il cittadino verrà chiamato da noi sia nella fase di costruzione di un programma elettorale nel dettaglio, sia poi soprattutto nella fase più importante, cioè nella fase, diciamo, nel momento di amministrare. Cioè l'idea importante e nuova, almeno per questa città, è un'amministrazione partecipata, dove il cittadino deve necessariamente avere un ruolo primario, un ruolo fondamentale. Ok, grazie. Passo il microfono a Paco, così. Sì, buonasera a tutti, io sono Paco Avantaio, qualcuno mi conosce, qualcun altro no. Sono anche io iscritto al Partito Democratico ormai da anni, faccio parte anche della segreteria provinciale. Devo dire la verità, tutto il partito è stato una grandissima parte, del partito è stata entusiasta nell'accogliere la disponibilità di Amedeo a candidarsi a quella che veramente è una campagna elettorale dura, difficile, perché improntata alla ripartenza dopo un periodo diciamo così nero per Trani. Non ci siamo poi dilungati, però Amedeo è un'opportunità per proprio per il termine che usavo, per ripartire. Quindi il Laboratorio Democratico, che Luca ha benissimo detto, è un contenitore di idee, un'associazione politico-culturale che mira a fare sintesi, ad accogliere tutti quelli che sono i suggerimenti o comunque le proposte o le idee dei cittadini, mira ad unirle e anche poi a fare da reunion con le istituzioni, perché poi la funzione dell'associazione politica è quella, se vengono usate con finalità trasparenti, potrebbe anche essere quella proprio di portare l'attenzione delle istituzioni. Ecco, io in relazione con la media all'attenzione delle istituzioni, di coloro che si spera andranno a governare, le esigenze e i bisogni dei cittadini. Noi con la nostra esperienza di associazione abbiamo raccolto anche molti suggerimenti di persone che venivano anche a raccontarci i problemi del loro quartiere o comunque i problemi, molti problemi legati anche a determinate situazioni personali che un'amministrazione potrebbe, se lavora bene, affrontare. Ecco perché diceva Medea, non è il discorso che mi è piaciuto molto, il fatto di chiedere il voto, ma come un'associazione rimane sul territorio e quindi continua ad operare, ad ascoltare i bisogni dei cittadini, anche l'istituzione, quindi il sindaco o le istituzioni con le quali poi il sindaco va a relazionarsi, è giusto che continuino a stare vicino al cittadino. Questo sono cose che in questo periodo rare, perché poi capita a volte di vedere l'elettore un po' deluso, perché una volta che si è andati dopo il voto, diciamo, a volte, non sempre, però a volte è difficile poi trovare l'istituzione sempre pronta ad ascoltarti. Quindi diceva bene Amedeo, quindi il discorso di rimanere al fianco della cittadina, e su questo volevo andare su un tema abbastanza caldo, perché siccome io vedo una platea di giovani abbastanza importante, e la nostra associazione è un'associazione che si rivolge non solo, ma prettamente ai giovani, tutti quanti ovviamente il problema lavoro.
molti ragazzi, questo è il problema che pongono in risalto. Avete lo sentite in questo intervento apprezzato, lui dice giustamente noi non diamo lavoro individualmente a qualcuno, noi dobbiamo creare le condizioni di lavoro affinché un giovane possa affacciarsi al mondo del lavoro senza, diciamo, in modo equo per tutti, senza dover per forza trovare raccomandazioni in quel politico piuttosto che in quell'altro, perché questa è una tendenza tutta un po' italiana che va smantellata. Per cui, semplicemente questo volevo chiedere a Davide, per il lavoro, per creare queste condizioni di lavoro fondamentali, io ho alcuni spunti, per esempio alcuni ragazzi che mi facevano confronti con altre città, questi giovani che vanno ad aprire i locali a volte fuori da Trani, perché a Trani trovano difficoltà nel sistema tassativo, l'ufficio tecnico, insomma la burocratizzazione anche di cui tu spesso hai parlato. Quindi volevo sapere, questo è fare un portavoce della domanda di parecchi giovani che mi hanno chiesto di interfacciarsi con te questa sera. Ti ringrazio per avermi dato l'opportunità di chiarire un aspetto fondamentale. Io ho detto più volte, un'amministrazione seria non è, è un'amministrazione che non promette posti di lavoro a nessuno. Un'amministrazione seria è quella che invece si propone di porre le condizioni affinché di nuovi posti di lavoro ci siano per tutti, i meritevoli tra l'altro. È chiaro che questo può venire soltanto in un modo, con la ripresa economica, che è fondamentale, queste città bisogna ripartire. Gli strumenti ci sono, la ripresa economica di questa città può avvenire innanzitutto grazie al turismo. Io dico sempre, non dobbiamo costruire niente, per fortuna questa città ha un patrimonio artistico e culturale che va soltanto riqualificato e valorizzato. Quando parlo del turismo non parlo chiaramente del sabato e della domenica, parlo di un turismo che questa città non conosce, perché non c'è mai stata una politica seria e improntata sulla crescita economica che si basi sul turismo, ma turismo quello serio. Io dico serio, in realtà il turismo è soltanto uno, solo che questa città ha scambiato il turismo per altro in questi anni. Dall'altra parte, e quindi questo sarà importante perché sarà secondo me un volano per la ripresa economica della città e un ritorno economico chiaramente per l'intera città. Dall'altra parte l'aspetto fondamentale si dovrà necessariamente intervenire sugli incentivi alle imprese. Noi dobbiamo in un certo modo incentivare le imprese a investire sul nostro territorio. L'amministrazione comunale ha diversi strumenti, penso ad esempio alla possibilità degli sgravi fiscali che chiaramente un'amministrazione può utilizzare, penso anche ad una, come dicevi tu Paolo, giustamente, anche ad una semplificazione amministrativa, cioè l'amministrazione deve anche andare incontro alle esigenze delle imprese e far sì che tutto possa venire dal punto di vista burocratico in maniera molto più semplice e più spedita. Cioè è chiaro che dobbiamo essere anche molto più concorrenziali, dobbiamo in un certo modo attrarre le imprese sul nostro territorio. È chiaro che questi i frutti non è che li potremo raccogliere nel giro di pochi mesi, ma un'inversione di tendenza ci può portare effettivamente a dare anche una speranza a noi giovani, perché in questo momento c'è tanta rassegnazione. Invece sono convinto che invertendo la rotta riusciremo effettivamente a far ripartire questa città da un punto di vista economico. È chiaro che la ripresa molto probabilmente sarà lenta, ci vorrà tempo, ma sono convinto che amministrando questa città e non disamministrandola, la ripresa sarà inevitabile. Grazie. Allora, io colgo l'occasione per ringraziare anche il nostro segretario Nicola Moruso, visto che è appena arrivato, quindi grazie per la presenza. Niente, voglio dire, è inutile insomma continuare a dilungarci noi. Volevo sapere se qualcuno, visto che oggettivamente avevamo inizialmente pensato, devo dire la verità, una tavola rotonda, vedevo, anche per farti conoscere in maniera un po' più, ecco, così informale, però insomma poi la gratitudine, ecco, degli amici che fa la tavola rotonda. Niente, quindi insomma, se qualcuno vuole porre qualche domanda. Qualche amministrazione fa si è dedicata al fanciullo, quindi c'erano consigli comunali per i bambini. Come la vedi tu la città del bambino, Trani?
Beh, è chiaro che apriamo una porta spalancata, perché comunque non posso risponderti in maniera diversa, se no che è necessario che questa città sia pensata innanzitutto a misura di bambino. Io ti devo dire la verità, questa città non è stata pensata manco a misura di uomo fino ad oggi, per cui veramente lo sforzo sarà uno sforzo fondamentale. Vedi, io in un intervento, quando a freddo mi hanno chiesto che cosa vuoi fare subito, io sono stato colto di sorpresa, anche perché chiaramente non ho neanche l'abitudine a parlare soprattutto davanti alla televisione, quindi sono rimasto così, ci ho pensato un secondo, ho detto, ma io con la spesa corrente prenderei, vedrei le risorse che ho come prime risorse e farei subito la manutenzione. Ho pensato a quello che chiaramente agli occhi di tutti noi, le strade, no? A fare le strade, e poi ho pensato, e poi gli edifici pubblici, anzi, le scuole. È incredibile pensare che un'amministrazione non pensi neanche a mantenere i luoghi dove praticamente i nostri figli, i bambini praticamente giornalmente stazionano. Io ho visto, ho sentito in realtà, incontrando chiaramente associazioni, incontrando cittadini, in realtà disastrose. Per cui noi oggi dire una città a misura di bambino è già qualcosa di molto, ma molto, ma molto più avanti rispetto a quello che ci aspetta. Cioè noi dobbiamo pensare innanzitutto a una città veramente a misura di uomo, cioè che sia vivibile per una persona, diciamo, normale, figuriamoci lo per noi. No, ho visto Mimmo, il consigliere comunale Mimmo Conie, volevo ringraziare anche lui per la presenza questa sera, non so se sta parlando. Va bene, allora, quindi, come non detto, ripasso la parola. Allora, senta, proprio perché dopo senti. Senti, va bene, perfetto. Allora, visto che Chiara ha affrontato il discorso del fanciullo, tu giustamente subito dopo hai parlato delle scuole. Sì. Ecco, io ora ti chiedo, avendo avuto già in passato esperienze di problematiche scolastiche molto molto serie, dove abbiamo cercato da genitori di interfacciarci proprio con l'amministrazione e all'epoca abbiamo trovato muri non duri ma più che duri. Allora ti chiedo, nei tuoi progetti ci sarà la possibilità di avere dei tuoi rappresentanti che secondo me dovrebbero periodicamente girare negli ambiti delle scuole, interfacciarsi ovviamente con i loro dirigenti e capire sul luogo momento per momento quali sono le problematiche che le scuole e gli istituti scolastici vivono, perché di realtà molto nere ce ne sono, però purtroppo se non capita l'episodio X grave non si muove mai nulla. Quindi la mia domanda è riferita a questa: anziché aspettare che avvenga il dato episodio negativo, si può avere un monitoraggio? Guarda, è un po' quello che ti dicevo prima. Se tu l'amministrazione di una città la pensi in maniera completamente diversa, già questo è un problema che è risolto, perché se la pensi facendo partecipare il cittadino alla vita amministrativa, è evidente che il problema è il cittadino che te lo pone nel corso della tua vita amministrativa. Cioè, io ti faccio un esempio concreto anche per dare concretezza, per non far sì che queste siano parole soltanto. Visto che tu parli di scuole, visto che tu parli di servizi, io ti faccio l'esempio completo della refezione scolastica. Un'amministrazione che deve pensare a un servizio, lo deve pensare innanzitutto, secondo me, chiamando a rapporto coloro che di fatto usufruiscono del servizio, per capire quali sono le reali esigenze, per capire in che modo il servizio può essere svolto in maniera corretta, in che modo il servizio può soddisfare in modo pieno l'utenza. Per cui la scrittura poi di un bando di gara, che è quello che in un certo modo selezionerà poi le varie aziende che si aggiudicheranno la gara in maniera corretta, perché chiaramente di questo noi parleremo in futuro, è la produzione di quel bando non lo fa un sindaco,
non lo fa neanche semplicemente la sua giunta, lo deve fare la città, lo deve fare, cioè coloro che in realtà dovranno usufruire di quel servizio, perché solo coloro sapranno realmente come andrà fatto quel servizio, quindi quali requisiti quel bando deve chiedere alle aziende che vorranno svolgere quel servizio. Io ti ho fatto un esempio concreto, chiaramente questo esempio poi lo possiamo fare su tutto, però è chiaro che questo è il diverso modo, perché soltanto così io saprò che quando poi quella gara sarà giudicata, l'azienda, quindi chi si è vista giudicare la gara, verrà chiamata a svolgere quel servizio, lo svolgerà nel modo, diciamo, più corretto e soprattutto più pertinente rispetto alle esigenze dell'utenza, e quindi chiaramente delle scuole. Quindi questo modo diverso di concepire la vita amministrativa porterà poi ad una soluzione di tanti problemi che oggi invece si hanno, perché oggi chi decide il bando di una gara è nel migliore dei casi un dirigente X, assessore X che è stato preso da lì, messo e che in 10 minuti copia il bando del comune di Caricati, che avrà esigenze completamente diverse dal comune di Trani, dove ci sono problematiche diverse, perché tanto questo così avviene. Io che ho anche un po' di esperienza nel settore, occupandomi, facendo l'avvocato e occupandomi anche di amministrativo, vi assicuro che il problema è che nel migliore dei casi, cioè quando la cosa si fa comunque in maniera trasparente e legale, si copia il bando di qualche altro comune per un servizio di qualsiasi tipo, figuriamoci questo della direzione scolastica. Beh, questo deve cambiare. Grazie Amedeo. Cioè, buonasera a tutti e buonasera a te Amedeo. Numerosi sono i drammi, diciamo, che attanagliano comunque la città di Trani. La prossima amministrazione dovrà assumersene tutte le responsabilità di questo. Io ti chiedo, diciamo, pensando all'ambiente, ecco, è possibile trovare o creare gli spazi verdi e soprattutto c'è un progetto per raddoppiare la raccolta differenziata, visto che a Trani nel Basso siamo, diciamo, nel tragico. Grazie. Sì. Allora, andiamo con ordine. Innanzitutto è chiaro che la mia idea, o meglio, la nostra idea di città è un'idea di città completamente diversa, dove l'ambiente, ne siamo abituati, il territorio, ecco, mi piace più parlare di territorio, siamo abituati a mortificarlo e non a rispettarlo. Quindi già in questo ci dovrà essere necessariamente un'inversione di lotta, perché il territorio non va mortificato, no? Al contrario, va tutelato. Chi si pone già di fronte alla città in questo modo si pone di fronte già a un problema, che sono i rifiuti. E il rifiuto deve già essere un problema e non un modo per fare business. Perché se già pensiamo che il rifiuto non è più business, ma è un problema, vorrà dire che ci occuperemo della salute dei nostri figli. Noi abbiamo avuto una discarica di RSU, una discarica che per anni ha lavorato, ma che di fatto per molti anni probabilmente non è stata sufficientemente monitorata. Per questo motivo ci troviamo ad affrontare un problema naturalmente anche grave. È chiaro che è un problema che, di cui ci dovremmo far carico noi, ma che si dovrà far carico anche alla Regione Puglia. Questo per dirvi come sarà importante, come è importante anche il ruolo della politica, perché chiaramente al tavolo della regione ci dovrà essere la politica per far capire alla regione che dovrà necessariamente intervenire dal punto di vista economico per aiutare il comune ad eseguire poi dal punto di vista chiaramente economico questa politica, però vi fa capire anche che è importante evitare che questi fenomeni possano nuovamente crearsi. Per cui ci deve essere una diversa idea proprio di città, quindi una tutela del territorio che ci deve portare anche a pensare, come dicevi giustamente tu, che non è possibile che nella provincia più verde della Puglia noi siamo un comune che ha la differenza al 20%, quando Andre c'era al 60%, Barletta c'era al 60%. Come fare? È chiaro che queste percentuali, se ne vuoi subito quantomeno raddoppiare, dovrai prevedere il porta a porta ed estendere
anche porta a porta, perché la differenziata dobbiamo anche cominciare ad affrontare in maniera concreta. Non possiamo pensare che in determinate zone della città dove il cittadino non è anche abituato a riporre l'immondizia nel bidone, io ci metto i bidoni gialli e verdi per poter poi ottenere così il risultato della differenziata. È chiaro che è un processo che deve essere anche affrontato in maniera molto più concreta, quindi educando i cittadini, quindi io dico sempre facendo la differenziata noi stessi, cioè è l'amministrazione che fa la differenziata dentro in casa del cittadino. Praticamente questo avverrà solo e esclusivamente con il porta a porta, quindi potrebbe essere uno strumento per raddoppiare subito quelle percentuali che oggi sono a dir poco ridicole. È chiaro che tutela del territorio ci deve portare anche ad evitare che si possa, diciamo così, trasformare la nostra città nella città del rifiuto. Io penso a quella lotta, quella battaglia fatta 15 anni fa per impedire che ci fosse una discarica di rifiuti pericolosi nella nostra città, quella dell'EcoR, discarica che avrebbe comportato ad esempio oggi un vero e proprio disastro ambientale. Considerate che quella discarica doveva sorgere a 5 metri da 10 metri più o meno dall'attuale discarica, con pozzi di monitoraggio che avrebbero praticamente interferito sui pozzi di monitoraggio della discarica di LSU, quasi praticamente a creare una sorta di passaggio praticamente di inquinamento tra le due discariche. Oggi il problema praticamente che abbiamo avuto con la discarica di LSU sarebbe stato un problema anche nella discarica dei rifiuti pericolosi, con danni ambientali estimabili. È il momento che questa città diventi la città del rifiuto, della discarica, ma che ritorni ad essere la perla dell'Adriatico. Forse in questo è necessario proprio cambiare rotta. Io approfitterei per fare una piccola domanda da Medeo per quanto riguarda il turismo in città, perché noi assistiamo a questo fenomeno che ormai si sta diffondendo qui a Trani. Il turista viene, che bella la cattedrale, bello il castello, si mangia il pranzo e poi se ne va e va a lasciare i soldi in altre realtà. È un problema che sicuramente va in qualche maniera affrontato, perché siccome la Puglia gode, per fortuna, si vede dalle statistiche, di ottima considerazione da parte di tutti i turisti, sia italiani che stranieri, è peccato, dispiace vedere che il turista poi visita Trani, però poi se ne va nel Salento, scende in Valle d'Itria, eccetera. Quindi come possiamo sforzarci per porre rimedio a questo, infrastrutture, alberghi che purtroppo mancano, una politica pubblicitaria, quindi partecipare di più con una squadra, con degli assessori, forse con delle fiere, non lo so, come si può arginare questo fenomeno? Innanzitutto questo è un problema che va affrontato, e va affrontato per step, nel senso che Trani non può essere soltanto la città della cattedrale, perché altrimenti il fenomeno continuerà a ripetersi, e cioè dei pullman che arrivano, scendono, visitano la cattedrale e vanno via. Perché Trani non ha solo la cattedrale, ma ha un intero centro storico che parte dall'insenatura naturale, che è il porto, fino praticamente alla zona, al quartiere ebraico, alla porta antica, l'antica porta della città, con tutto il centro storico, fino ad abbracciare effettivamente la cattedrale, sì, ma anche il castello, quindi una vastissima area che va tutta riqualificata. Io penso, quando andiamo ad esempio, no, ognuno di noi in vacanza, non a Monte Carlo, ma ad esempio a Cisternino o ad Ostuni, dove troviamo una realtà completamente diversa dalla nostra, eppure credo che siano città che hanno molto meno di quello che ha Trani. Allora, grandi scienziati non ne abbiamo neanche bisogno, se cominciamo semplicemente a riqualificare quello che abbiamo, ed è il primo step, quello immediato. Dopodiché bisogna chiaramente anche non improvvisare, perché nel turismo, se diciamo così, la ricetta
per lo sviluppo turistico della città non ce l'ho neanche io. È chiaro che non mi occupo di turismo, è arrivato il momento di coinvolgere le persone che abbiano le giuste competenze, le giuste professionalità. Per occuparsi di turismo non è che è sufficiente girare l'Italia, girare il mondo. Io non ho avuto questa fortuna di girare, ma in ogni caso non saprei fare il turismo. La ricetta non la posso avere io. La ricetta è invece capire che bisogna cominciare a coinvolgere persone che abbiano le giuste competenze, le giuste professionalità, che sanno quindi anche inserirci in quelli che sono circuiti, che sono praticamente turistici. In questo è chiaro che le occasioni, in questo modo le occasioni diventano tantissime. Matera 2019, ad esempio, per noi potrebbe essere un'occasione unica, perché ci potrebbe portare ad intercettare tutto un turismo, non fosse peraltro che Trani, il casello autostradale, per arrivare a Matera, il casello autostradale di Trani. Io già da profano ho avuto un'idea che può essere molto banale. Rendetevi conto che chi invece, no, si occupa per lavoro di questo, ci vorrebbe sicuramente creare una veramente un futuro di città turistica. Si tratta di capire semplicemente che questa deve essere una priorità di un'amministrazione, cioè concepire una città turistica e anche molto probabilmente educare il cittadino a fare turismo, a vivere la città come una città turistica. Per cui è un cambiamento, secondo me addirittura radicale. Voi pensate al nostro centro storico, a come noi ci approcciamo anche al nostro centro storico, e come invece dovremmo approcciarci in maniera diversa nel momento in cui questa città vuole fare realmente turismo. Io sono convinto che se riusciamo a cambiare proprio, a avere, diciamo, questa idea di sviluppo anche economico della città, forse i risultati nel giro di qualche anno li cominceremo anche a raggiungere. Scusami, Diego. Posso? Allora, a questo punto noi potremmo anche attingere dei fondi europei con dei progetti per poter arrivare tanto? Esattamente quello che ti dicevo, cioè nel momento in cui tu ti avvali anche delle giuste figure e quindi con le progettazioni, questo vale nel turismo ma vale a 360 gradi, cioè il problema oggi anche della nostra città è che non avendo investito in una progettazione a tutti i livelli, dal turismo alle opere pubbliche, purtroppo abbiamo perso tutti i finanziamenti, perché per ottenere un finanziamento, se non hai un progetto, non, chiaramente, e non sei pronto anche con un progetto, purtroppo non puoi assolutamente attingere a fondi che possono essere quelli europei, che sono importantissimi, perché chiaramente pensate ai finanziamenti comunitari, fino a quelli regionali. Purtroppo con una progettazione assolutamente inesistente, ma anche questo, vedete, è il coraggio di amministrare non per il consenso. Chi progetta non ha consenso, perché chi progetta difficilmente la città vede, no, la tua progettazione, la città vede che hai fatto una piazzetta, che sei riuscita a disegnare in maniera un po' arrabbiata, dico io, poi hai fatto una piazzetta che dopo qualche anno, anzi forse dopo qualche mese, si diventa impensabile, penso su tutte, Piazza Longobardi. E è chiaro che in quel momento la città vede, dice, ma ecco, un'amministrazione che fa qualcosa, no, questa idea di amministrazione la dobbiamo perdere, perché altrimenti noi non cresceremo mai come città. Piuttosto invece una città che progetta, un'amministrazione che progetta, è un'amministrazione seria, probabilmente raccoglierà i suoi frutti a distanza di 5, di 10 anni, ma noi ci dobbiamo porre il problema di far crescere questa città, non di avere un consenso elettorale, perché altrimenti cambiamo, forse è meglio che restiamo tutti a casa. Sicuramente. Allora, io passo il microfono un po' al centro perché qualcuno vuole continuare. Buonasera. Una idea di squadra, volevo sapere se tu ce l'hai già in mente, perché in questi anni abbiamo visto sindaci con grandi propositi all'inizio, e questo è il momento dei buoni propositi, anzi degli ottimi propositi.
però abbiamo visto che in questi anni, se non si ha una grande squadra intorno, tante cose che si hanno in mente, poi si riesce a combinare poco o nulla. Vorrei capire i criteri che tu hai in mente nella formazione di una tua squadra, e poi una domanda inserita in questo, perché ho sentito parlare di cultura e di turismo. Siccome io penso che uno degli elementi per fare cultura sia un teatro, ripesco questa carta, molti penso che abbiano dimenticato, se hai un'idea di soluzione sul nuovo Supercino, che potrebbe essere effettivamente un luogo dove fare teatro e cultura in maniera aperta, laica, libera, insomma. Due domande, grazie. Ciao Giovanni, innanzitutto ti ringrazio per le domande, tu già mi fai le domande difficili, devo ancora iniziare. Ti rispondo ad entrambe, sono entrambe molto difficili. Un'idea di squadra, io chiaramente sono candidato alle primarie e il giorno dopo comincio a costruire la mia coalizione, anche se chiaramente un'idea di coalizione c'è già. L'idea di squadra ce l'ho come idea, sicuramente, l'ho detto da subito, al primo giorno. I requisiti fondamentali: professionalità, competenza e onestà. Non accetterò in una giunta soggetti che non abbiano questi requisiti. Perché? Perché è vero, l'ho detto anche in televisione in un'intervista. Io non credo né alle giunte politiche né alle giunte tecniche, non esistono, queste sono chiacchiere, e credo invece alle giunte di persone serie, oneste e capaci. Quindi è chiaro, perché vedo sì che colui che amministra, l'assessore dà un indirizzo politico, ma anche chi dà l'indirizzo politico deve essere dotato dei requisiti, che sono anche le competenze, la professionalità, la cultura, l'onestà, cioè lì i valori che per me sono imprescindibili. È chiaro, allo stesso modo anche la giunta tecnica, cioè sono termini che non dicono nulla. Sicuramente quindi l'idea è questa, di una giunta che abbia questi requisiti, perché condivido pienamente quello che tu dici, altrimenti queste sono soltanto parole, non saranno mai fatti. Per cui su questo per me sono requisiti imprescindibili, altrimenti tutto quello che io mi propongo di fare non lo farò mai. Poi ci sono anche, c'è una squadra anche occulta, cioè quella che dovrebbe stare dietro le quinte, abbiamo al di là degli assessori, è importante chi ti supporta. La mia squadra occulta, quello che saranno dietro le quinte saranno i cittadini. Io sono dietro di te, chi ci sarà? E dico, nella mia vita sono abituato a non avere mai nessuno dietro, ma avere chiaro, ma saranno sempre i cittadini. Tu non so se c'eri quando ho parlato dell'idea mia di città di amministrazione, è quella partecipata, io ascolterò i cittadini in ogni momento, perché sono loro che devono giudicare il mio operato, perché sono loro che realmente possono dire se sto sbagliando o sto procedendo bene, perché chi ti sta intorno potrebbe anche dire che va tutto bene per altri motivi, anche diciamo da un punto di vista così, no, per affetto, no? È il cittadino che ti dice se stai sbagliando o meno. Io lo voglio sapere, perché se sto sbagliando posso sempre correggermi, perché nessuno può pensare di non sbagliare nella vita, perché non sono onnipotente, tutt'altro. Sbaglierò, ne sono convinto, ma cercherò sempre di ascoltare il cittadino per cercare di evitare di continuare a sbagliare e di modificare anche il mio percorso in corsa. Ecco perché. Teatro. Io non so, sul Supercine ho solo letto, so poco, per cui al momento non so dirti cosa si può fare lì, però cosa voglio fare te lo posso dire. Sicuramente questa città ha bisogno di tanti contenitori culturali, è fondamentale, perché altrimenti continueremo a mortificare la cultura in questa città. Quando parlo di cultura parlo a 360 gradi, ho avuto diversi incontri con tante associazioni culturali, chi si occupa di musica, chi di spettacolo in genere, e ho recepito le difficoltà di tutti questi ragazzi, tantissimi, che io neanche conoscevo, di non avere un luogo dove potersi ritrovare. Io ho detto loro una cosa,
è già il teatro una cosa molto più alta. Noi siamo, purtroppo, dobbiamo affrontare delle esigenze che a un livello ancora più basso, cioè di trovare un luogo da dare a questi ragazzi. Io dicevo ad esempio loro, sarebbe carino pensare innanzitutto a qualche edificio comunale che in stato di degrado e abbandono, poterlo ad esempio unire tante associazioni culturali, insieme a loro pensare ad una ristrutturazione anche non partecipata. La cosa peggiore è che i ragazzi hanno detto magari, cioè io ho chiesto delle associazioni, vorrei raccolarmi il costo ad esempio parziale di una ristrutturazione di edificio pubblico? Sì, e pensare ad una regolamentazione poi dell'uso di quello spazio tra le diverse associazioni. Mi hanno guardato tutti per dire questo è il Messia. A me mi è venuta così, come una cosa talmente banale, però per dirti come in questa città non si sia pensato neanche alle cose banali per quanto riguarda la cultura. Il teatro, parliamo invece di una cosa talmente più complessa, ma che sicuramente rappresenta una priorità per l'idea di amministrazione che abbiamo noi. Ok, grazie a tutti. Io, insomma, rispettiamo l'agenda di... Ancora 5 minuti. Ancora 5 minuti. Vuole fare una domanda? Sì, una domanda? Ciao, Medina. Per quanto riguarda appunto la città, può andare avanti se c'è alle spalle una macchina amministrativa efficace ed efficiente. Visto che il comune di Trani è sottodimensionato, come intende affrontare questo problema? Questo è il primo problema che affronterò con le competenze che questo comune già ha, nel senso che con il segretario generale, il giorno dopo, diciamo, no, in cui sarò sindaco, è un problema che dovrò affrontare. Esistono diversi strumenti, diversamente da quello che si dice e si pensa, attraverso i quali dotare la macchina amministrativa delle giuste competenze. È un problema che il primo problema, ecco, quando mi si chiede qual è la prima cosa che farà è questa, perché poi possiamo parlare di tutto, ma se non funziona la macchina amministrativa, non tutto quello che ci proponiamo di fare non lo faremo mai. Sarà il primo problema da affrontare. Non mi preoccupo, perché è un problema risolvibile se lo si affronta nel modo giusto. Sarà importante anche riscoprire all'interno della macchina amministrativa le competenze che probabilmente oggi già sono presenti, ma che chiaramente in un contesto come quello, diciamo, attuale, finiscono per essere anche abbastanza mortificate. Per cui è un problema, è il primo problema che intenderò affrontare, ed è un problema molto meno complicato e difficile da affrontare di quello che può sembrare dall'esterno, per chi almeno conosce un po', diciamo, anche gli aspetti giuridici della macchina amministrativa. Se posso ancora una domanda, per la sicurezza il programma prevede qualcosa? Per la sicurezza, quando parlavo anche di legalità, intendevo anche dal punto di vista effettivamente della sicurezza, nel senso che Trani va anche meglio presidiata. E quando dico presidiata non mi riferisco chissà quali forze armate o chissà che cos'altro, no? Penso anche alla cosa più semplice, cioè il fatto di dotare l'amministrazione comunale di maggior, penso ai vigili ad esempio, con la loro presenza già, io ad esempio vivo la realtà del centro storico, io nel centro storico credo che in tanti anni non ho mai visto un vigile, ed è chiaro che se noi invece non pensiamo che la città vada anche meglio occupata, vada presidiata, quindi in realtà no, va dato un segnale anche diverso, è il primo passo per cercare anche di rendere questa città molto più sicura di come lo è oggi. Grazie, mi volevo agganciare alla domanda di Giovanni. Sì, Antonio. Lui ha parlato di una carenza forse di personale, io invece volevo parlare di inefficienza magari della struttura organizzativa, della macchina organizzativa, e mi rifaccio un'esperienza di una persona a Meccara che poi morte, il sindaco Salerno di Barletta,
Questa persona 15 anni fa ha avuto il coraggio di portare l'azienda ad una certificazione, facendo un percorso formativo di tutto il personale. Ha stravolto tutte le procedure, ha reso le persone molto più formate sull'utilizzo di strumenti software, e quindi poi alla fine non serviva magari spendere tanti soldi per mettere personale nuovo, ma ha reso più efficienti queste persone e la macchina, diciamo, amministrativa più snella. Ci vuole coraggio per fare questo, però si può fare. È esattamente quello che ho detto in risposta alla sua domanda quando ti parlavo delle figure che sono già presenti, che avrebbero semplicemente, io ho detto qualificate, ma è evidente, cioè ci vuole coraggio, ma non ci vuole neanche tantissimo secondo me, soprattutto di fronte ad una macchina inefficiente, perché non necessariamente possono arrivare all'esterno, ma sarà necessario perché ci sono proprio delle mancanze, no? dei vuoti nell'organico, ma la qualificazione anche dei soggetti che attualmente e anche l'incentivazione sotto tanti aspetti può portare sicuramente a una crescita anche dell'efficienza del personale della pubblica amministrazione. Ci vuole coraggio? Ma secondo me no, nel senso che non ci vuole coraggio, è una cosa secondo me ormai imprescindibile, perché altrimenti la macchina amministrativa non funzionerà mai, perché anche chi arriva dall'esterno non è che può arrivare uno scienziato che improvvisamente può funzionare una macchina amministrativa da solo. Quindi quello che tu stai evidenziando è assolutamente una necessità imprescindibile. Certo, è fondamentale che il comune, insomma, il comune di Trani non in questi anni non si è mai fatto. Va bene. Allora, tornando all'agenda di Amedeo, io passerei veramente alla chiusura, e quindi prima di passare il microfono alla Amedeo Alpago, volevo un attimo riagganciarmi al concetto di squadra e a tutto quello che ad Amedeo abbiamo chiesto come futuro sindaco. Però non dimentichiamo che domenica è una giornata veramente campale, e quindi io mi rivolgo, ecco, col senso di squadra, io mi rivolgo a tutti voi, insomma, vi conosco veramente quasi un ad uno, con alcuni sono anche cresciuto. Quindi quello che vi chiedo e vi auguro questa sera è di tornare a casa, di trascorrere una serata tranquillissima dopo aver parlato con noi, ma soprattutto con Amedeo. E questa sera, prima ecco di andare a letto, dopo che abbiamo trascorso la serata con le fidanzate, con gli amici, con i familiari, soffermiamoci dieci minuti e facciamo un piccolo elenco di persone che veramente possiamo contattare e che possiamo spingere domenica ecco, con noi a dare forza al nostro progetto, perché poi il progetto di Amedeo è chiaramente il nostro progetto. E quindi niente, questo è ecco la chiusura che voglio fare questa sera, e passo insomma il microfono sempre con la chiusura della media. Ma io vi invito chiaramente a partecipare alle primarie, a far partecipare tutte le primarie, soprattutto una cosa, io non dico votatemi, perché poi vi ho parlato, sta a voi scegliere se ritenermi meritevole del vostro voto. Vi dico un'altra cosa, e anche in questo, diciamo, anche in questo non c'è un cambiamento, non fatevi scegliere il vostro sindaco da altri. Quindi se avete un'idea e vi siete fatti un'idea precisa del vostro sindaco, sceglietelo voi, non fatelo scegliere ad altri. Quindi è importante partecipare a queste primarie, spiegare a tutti che è il momento di sceglierselo il sindaco, non farlo scegliere sempre agli altri, perché poi diventerà difficile cambiare questa città. Volevo dire e ricordare a tutti quanti, molti volevo ringraziare anche io, perché comunque mi conosco, ti conosco. Dalle 8 alle 21 domenica in piazza Mazzini a San Luigi, per chi non lo sapesse, Cinema Impero, andando un po' più proseguendo un po' più verso nord, diciamo così.
grazie a tutti.